mia passione per il Giappone sostanzialmente è nata da mio padre, perché lui era un fissato di videogiochi nel mentre faceva il panettiere. E questa sua passione mi ha influenzata fin da piccola, tant'è che appena nata avevo un Nintendo in mano e a 3 anni ho iniziato a giocare alla PlayStation. Da lì abbiamo iniziato a guardare anime insieme, comunque ad ascoltare anche un po' di musica giapponese. E mi sono letteralmente fissata con il Giappone fin da piccola, tant'è che poi a 10 anni ho iniziato con la solita storia: papà, voglio andare in Giappone. Sono partita a 18 anni la prima volta per un piccolo viaggio e poi subito dopo per una vacanza studio, per poi trasferirmi completamente. Inizialmente sono venuta qua a studiare giapponese in una scuola di lingue, un anno all'incirca, finché poi non sono stata scautata da un'agenzia di talenti e intrattenimento per fare la talent e la cosplayer di professione. Il cosplay vuol dire giocare con i costumi, costume e play. Sono delle persone appassionate di videogiochi, anime e manga che creano da loro i propri costumi, le proprie parrucche e interpretano un personaggio. È come, diciamo, essere un po' un attore, un'attrice e anche una sarta qualche volta. In Giappone esiste un business, nel senso che queste ditte, appunto, di queste case videoludiche prendono delle persone, dei modelli, per cui far diventare cosplayer ufficiale oppure promuovere questi determinati prodotti. E lì entra in campo il mio lavoro. Sicuramente il mio day to day cambia ogni giorno. Il mio lavoro non è solo fare la cosplayer o la modella, ma anche comunque come content creator cercare di farmi conoscere attraverso i social media. Posso fare performance, un po' canto, un po' ballo e creo contenuti in giapponese, in inglese, in italiano. Creo contenuti su YouTube, sì, appunto in due lingue, e faccio anche streaming. Ultimamente mi sto anche un po' allenando con la mia voce per diventare anche una doppiatrice. In Italia sicuramente la mia fanbase è composta più che altro da ragazzine che mi ammirano, che vogliono diventare come me, oppure che vogliono andare a vivere o comunque studiare in Giappone, e sono comunque, diciamo, molte più ragazze e molto più giovani. Mentre in Giappone purtroppo ci sono i sessi opposti, nel senso che è molto raro che una ragazza giapponese sopporti una straniera che è venuta nel suo paese a fare più o meno il suo stesso lavoro. Quindi diciamo che la maggior parte dei miei fan in Giappone sono più maschili e sono anche un pochino più grandi comunque dei miei fan italiani. A volte può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che molti personaggi dei videogiochi sono appunto con tratti occidentali, quindi diciamo che da lì va a mio vantaggio quando faccio dei casting, ma è anche vero che la maggior parte di ditte giapponesi non è ancora completamente aperta al mondo occidentale. Senza un'agenzia o un buon manager, difficilmente comunque prenderebbero una straniera al posto di una giapponese. È fondamentale sapere il giapponese, non importa in realtà che lo sai a livelli in modo impeccabile, perché io sono arrivata completamente da zero e il mio giapponese non è impeccabile, ma deve essere interessante, devi saper scherzare, ridere, fare battute, essere coinvolgente quando parli con i clienti e soprattutto appunto essere interessante. La società giapponese, a differenza di quanto le persone possano pensare, è molto molto rigida, è molto che tutti devono essere uguali, nessuno può uscire dalle righe, non puoi dire una tua opinione o, diciamo, avere certe libertà. Per carità, non dico che siano completamente diverse anche dall'Italia, però si vive in maniera un pochino più stressante, pesante, sempre di fretta, e questo intrattenimento è come uscire dal mondo reale, come entrare in un mondo dei sogni, in un mondo dove si scherza, si ride, puoi fare tutto quello che vuoi senza essere giudicato. E secondo me questo è il particolare motivo per cui le persone sono molto appassionate comunque agli anime manga o al cosplay. Sicuramente tornerò in Italia per degli eventi, spero comunque di condividere la mia passione e il mio lavoro, però sono più incentrata su fare business in Giappone, vorrei aprire un'attività mia e concentrarmi su magari diventare manager appunto del mio stesso campo per qualcun altro.